È sbarcata nel tardo pomeriggio a Bologna, la nazionale di Cesare Prandelli è attesa domani sera dall'amichevole contro San Marino. Dopo l'allenamento di questa mattina a porte chiuse, la comitiva azzurra ha infatti lasciato il centro sportivo di Coverciano per raggiungere in treno Bologna, dove ad attenderla erano presenti un centinaio di tifosi. Tante le manifestazioni d'affetto nei confronti degli azzurri, in maniera particolare per Mario Balotelli, vittima nel pomeriggio però di un tantam mediatico dopo le dichiarazioni rilasciate da un pentito. Mi sembra che Mario abbia risposto, penso che non ci sia nessun commento da fare, non saprei dire altro, Mario ha risposto, basta, è un argomento che non mi interessa proprio nulla. Il CT Prandelli preferisce quindi concentrarsi sulla sfida di domani sera contro San Marino, una sfida che potrebbe essere un buon test per la gara di qualificazione mondiale contro la Repubblica Ceca ed un'ottima vetrina anche in vista delle convocazioni per la Confederations Cup. Noi abbiamo voluto questa partita perché il programma prevedeva 4 giorni di lavoro, doppia seduta ogni giorno, e avevo bisogno di un amichevole per provare soprattutto quelli nuovi, per capire anche se a livello tattico potevano essere inseriti in maniera anche veloce. Davanti al caldo pubblico del Dall'Ara, mister Prandelli ha un po' mischiato le carte a causa delle non perfette condizioni fisiche di Barzagli, Montolivo e del Sharawi, provando così l'inedito tridente d'attacco formato dai padroni di casa Diamanti e Girardino con l'innesto dell'ultimo arrivato Bonaventura. Ha partecipato alla partitella anche Mario Balotelli, tornato disponibile dopo i problemi alla schiena dei giorni scorsi. Al termine della seduta lo stesso Super Mario ha voluto poi ribadire con forza la sua totale estraneità dall'ennesimo caso costruito intorno a lui. Non so come delle persone possono parlare e possono, a me no, perché ovviamente non c'entro niente, però magari se lo fanno con altre persone che c'entrano veramente, come fanno a mettere nei problemi altre persone? Non è una cosa normale e sinceramente non si devono permettere. Oltre a Balotelli si è intrattenuto con i cronisti presenti anche Alessandro Diamanti, desideroso più che mai di ben figurare domani sera davanti al proprio pubblico. Io domani la sento come sarà una grandissima emozione, perché giocare nella squadra dove ci sono i tuoi tifosi del tuo stadio in nazionale penso sia una delle cose per un calciatore, se non la più bella che ci sia, ma ci siamo vicini. La giornata della nazionale è stata anche caratterizzata dal lancio del nuovo canale FIGC Vivo Azzurro, dove sarà disponibile un'ampia selezione di contenuti video ed immagini esclusive sul mondo azzurro.